La mozione di sfiducia nei confronti del ministro dello sport Luca Lotti in merito alla vicenda Consip sarà discussa dall'Aula del Senato mercoledì prossimo 15 marzo. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha ricordato che per procedere servirà un'intesa con la Camera, perché la mozione è stata depositata anche a Montecitorio. Al termine della capigruppo, Luigi Zanda del PD si è detto certo che la mozione verrà respinta con i soli voti della maggioranza. Divorzio in vista tra la Fiat Panda e lo stabilimento di Pomigliano. L'amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, annuncia a Ginevra che nel 2019-2020 la produzione della Panda sarà portata altrove, forse in Polonia. Con tutto il rispetto, Pomigliano sa fare di meglio, ha detto Marchionne, che intende mantenere in Italia solo i modelli in grado di garantire l'occupazione, come Alfa, Maserati, Renegade e 500X. Per la segretaria della CGIL, Susanna Camusso, sarebbe utile scoprire le strategie. La prima preoccupazione è la produzione in Italia e in Europa, dice. Una no tax area e una zona franca speciale nel cratere del terremoto. A chiederle 32 deputati guidati dal socialista Oreste Pastorelli, d'intesa con il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e con Stefano Petrucci di Accumuli, i parlamentari presentano in commissione i relativi emendamenti al decreto. Nello stesso senso anche la richiesta di area popolare. La prima misura prevede l'esenzione per 3 anni di IRES, IRAP e IMU. La zona economica speciale è rivolta alle imprese. Niente tasse fino al 2023 perché si insedia nel cratere entro la fine del 2018. Sono arrivati dalle aree terremotate davanti a Montecitorio gli allevatori che denunciano le difficoltà delle aree rurali dove si contano danni per 2,3 miliardi. La Coldiretti ha portato a pascolare davanti ai palazzi della politica alcune pecore sopravvissute al crollo delle stalle. Da Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio sono arrivati anche i sindaci dei comuni colpiti. Ho perso gli animali, non la dignità, si legge sui cartelli. E ancora, la burocrazia uccide più del terremoto. Pensati per la sicurezza delle donne in Italia si stanno rivelando un flop. In occasione della festa dell'8 marzo, la deputata del PD, Alessia Morani, denuncia che il braccialetto anti-stalker non trova la giusta considerazione da parte dei magistrati. Introdotti nel 2013, i braccialetti sono in dotazione al Viminale dal 2015, ma dei 20 dispositivi a disposizione, nel nostro paese li si è utilizzati in un solo caso. I giudici non li richiedono, spiega Morani, appellandosi alla magistratura per capire come mai la tecnologia non venga utilizzata.